Benvenuti in questo appuntamento che insomma ci vede un po' protagonisti. Adesso vado a presentare i miei ospiti dalla strategia all'azione, la collaborazione profit e non profit. Io sono Elena Zanella, sono una consulente, formatore ed editore per il sociale e da ormai 20 anni mi occupo di terzo settore nello specifico. Ma direi che il tema del profit, della relazione tra profit e non profit mi vede piuttosto calda perché sono un'appassionata di terzo settore, naturalmente lavorandoci da molti anni, ma ritengo che comunque le collaborazioni tra le imprese for profit e il non profit sia veramente il futuro per gli enti di terzo settore e quindi c'è sempre di più la necessità che si costruiscano delle partnership che permettano alle nostre organizzazioni di crescere in modo non solo consapevole ma in modo orientato, quindi per diventare sempre più sostenibili, una sostenibilità che comunque passi dalla capacità di intraprendere. In modo particolare qui c'è una frase che mi piace molto di questa presentazione che è: le imprese chiedono di essere maggiormente coinvolte nella progettazione e le organizzazioni non profit si stanno sempre di più aprendo al dialogo. Ecco, da persona che comunque si occupa di non profit da così tanti anni, io direi anche che comunque le organizzazioni hanno chiesto da molto tempo di diventare interlocutrici privilegiate delle organizzazioni for profit, delle aziende for profit, e le aziende hanno chiesto alle organizzazioni non profit di fare un salto di qualità, diventando quindi più competenti per dialogare avendo gli stessi criteri, gli stessi crismi e avendo le stesse chiavi di lettura che possono permettere loro naturalmente di entrare in un dialogo sempre più efficace e anche più efficiente dal punto di vista delle risorse. Quindi, come a dire, le aziende sono un partner ideale che hanno, come dicevo a Piera l'altro giorno quando ci siamo sentite per preparare questa sessione, le aziende diventano quasi come fossero come dare le chiavi, insomma, a un'organizzazione non profit che invece ha le competenze per poter intervenire nel proprio settore di competenza. Ciascuna secondo le proprie qualità, quindi, possono veramente fare la differenza nel futuro prossimo, venturo, ma anche prossimo, direi. Quindi adesso io mi interrompo, mi zittisco, perché questa è una sessione interessante che vede qui presenti. I presenti saranno quattro in realtà ospiti e da remoto altri due, quindi una sessione comunque lunga, interessante, e vi faccio io brevemente, racconto chi sono le persone che sono qui accanto a me e dopodiché lascerò la parola ai miei ospiti perché possano raccontare dei loro progetti e delle loro partnership. Allora, presente ci sarà Piera Regina è Communication Lead di Kellogg Italia, di Kellogg Company. Benvenuta Ciao Elena, Piera. grazie a tutti. E ci racconterà insomma delle cose insomma bellissime che state facendo con una grande organizzazione. Grazie. Poi abbiamo Marcello Donini, che è CSR Manager di E.ON Energia. Benvenuto Marcello, benvenuto. Sempre qui con me c'è Francesca Magliulo, che è la direttrice della neonata Fondazione EOS, Edison Orizzonte Sociale. Benvenuta, benvenuta anche a te. Invece abbiamo online Giorgia Freddi, che è Communication Corporate Responsibility e Public Affairs Director di AXA Italia. Ben trovata Giorgia. E abbiamo Veronica Rossi, che è il manager della sostenibilità di Lavazza. Benvenuta anche a Veronica. Ancora, che non è ancora presente ma sta per arrivare a momenti, Maria Vittoria Rava, che è presidente di Fondazione Rava NPH Italia. Quindi abbiamo veramente un'ora e un po' di tempo da passare insieme. Io direi di cominciare con il primo giro. Piera, a questo punto io do innanzitutto la parola a te. Come da scaletta, insomma, parlaci del tuo progetto, del valore, della partnership comunque che avete attivato in Kellogg Italia in questo momento. Per la parola, Elena.
Sì, io oggi sono qui per parlarvi di un progetto unico di Kellogg, i Breakfast Club, realizzato in Italia grazie alla collaborazione con un partner strategico e di lungo periodo, l'Associazione della Croce Rossa Italiana. E Croce Rossa Italiana, tra l'altro, sono veramente cari amici perché li conosco molto bene. Assolutamente, anche oggi qui presente c'è Angelo, il mio interlocutore della Croce Rossa. Ho pensato tanto al modo migliore per portarvi all'interno del progetto e farvi toccare con mano l'impatto positivo che abbiamo sulle fasce più fragili della popolazione. E alla fine ho pensato che non ci sia modo migliore se non quello di portarvi all'interno del progetto e quindi mostrarvelo e farvelo toccare con mano. Oggi ho portato qui per voi un breve video. Ho imparato a cucinare un impasto di zucchine, limone e aglio con sopra Philadelphia e ricotta. Il campo Salute in Gioco, un campo estivo residenziale pensato per ospitare ragazzi dagli 8 ai 13 anni, nel nostro specifico caso 19 bimbi staranno con noi per un'intera settimana. Kellogg e Croce Rossa Italiana hanno una partnership continuativa dal 2016 con un programma unico, i Breakfast Club. Adesso con il programma Breakfast Summer Camp abbiamo evoluto i Breakfast Club per sensibilizzare le fasce più giovani della popolazione all'adozione di uno stile di vita sano tramite una corretta alimentazione, un'adeguata attività fisica, nonché la lotta agli sprechi alimentari. Ecco, quello che abbiamo visto è un video che riprende una delle primissime tappe del progetto Breakfast Summer Camp, al quale io ho avuto l'onore e il piacere di partecipare. Una delle primissime tappe che si è svolta a Firenze, che abbiamo organizzato insieme con il Comitato Croce Rossa di Firenze. L'obiettivo dei Breakfast Summer Camp è quello di sensibilizzare le fasce più fragili e giovani della popolazione all'adozione di uno stile di vita sano tramite una corretta alimentazione, un'adeguata attività fisica, nonché la lotta agli sprechi alimentari. Andiamo a vedere più nel dettaglio quello che è stato l'impatto del progetto in Italia. Il progetto si è svolto dal luglio al settembre del 2021 su tutto il territorio italiano, toccando 12 regioni in 14 tappe, dal nord al sud del paese. E il progetto ha coinvolto 350 bambini e ragazzi tra gli 8 e i 17 anni. Io dovrei andare avanti con la slide, però appunto eccoci qua. Quindi ha coinvolto 350 bambini e ragazzi tra gli 8 e i 17 anni, appartenenti alle fasce più fragili della popolazione. L'obiettivo, come vi ho detto poc'anzi, era quello appunto di sensibilizzare questi ragazzi all'adozione di uno stile di vita sano. Abbiamo organizzato insieme con Croce Rossa attività ludiche, attività formative, ma abbiamo anche distribuito e offerto tutti i pasti della giornata, compreso il pasto più importante e fondamentale che ci dà l'energia di affrontare tutte le sfide della giornata, che è la colazione. Siamo riusciti a distribuire e offrire a questi ragazzi partecipanti del campo più di 30.000 colazioni. Questo è un progetto che, come vi dicevo, ha toccato 12 regioni italiane, dal Piemonte alla Sicilia. Quindi su questa slide vedete quelle che sono state tutte le tappe del progetto e come appunto ha toccato tutta l'Italia. E io ho avuto il piacere e l'onore di partecipare non solo ad una delle primissime tappe a Firenze, ma anche all'ultimissima tappa che si è svolta a Costermano sul Garda in Veneto, organizzato insieme con il Comitato Croce Rossa di Bardolino Baldogarda. Io ho avuto il piacere di portare con me anche un ospite speciale. L'ospite speciale lo scopriamo nella prossima slide, è Gigi D'Atome, il campione della nazionale italiana di basket, che ha parlato ai giovanissimi partecipanti del campo
dell'importanza e del valore dello sport per l'adozione di uno stile di vita sano. E lo sport, l'attività fisica, davvero aiuta il nostro well-being fisico e psicologico. E Elena, è stata una giornata davvero magica. I ragazzi sono stati contentissimi di incontrare questo campione e ho veramente toccato con mano l'impatto positivo del programma realizzato in collaborazione con Croce Rossa. Questo è il Breakfast Summer Camp, è un programma che è un'evoluzione di un progetto unico di Kellogg, il Breakfast Club. Il Breakfast Club nasce con l'obiettivo di fornire la colazione a bambini delle scuole elementari tra i 6 e gli 11 anni, appartenenti alle fasce più fragili della popolazione, che per varie motivazioni arriverebbero a scuola senza aver fatto colazione. E tutti sappiamo quanto è importante la colazione, soprattutto per un bambino che ha poi bisogno dell'energia per affrontare le sfide della giornata scolastica. Questo progetto, che è un progetto unico di Kellogg, nasce nel 1998. Kellogg supporta il primo Breakfast Club in Gran Bretagna. Tra il 2008 e il 2012 il progetto si espande e arriva in tanti paesi europei, dalla Germania all'Irlanda, alla Svezia, alla Spagna. Nel 2012 arriva persino oltreoceano e Kellogg supporta il primo Breakfast Club negli Stati Uniti. La missione di Kellogg diventa quella di fornire la colazione alle fasce più fragili della popolazione, in particolar modo ai bambini. E quindi questa missione si struttura in un programma sociale, in un programma globale di responsabilità sociale che ha il nome di Breakfast for Better Days, che si struttura appunto nel 2013. E a partire quindi poi dal 2013 il programma continua ad espandersi oltreoceano, arrivando in Australia, in Canada, in Sudafrica, ma continua a espandersi anche in Europa. Kellogg supporta programmi di Breakfast Club in Danimarca e in Russia. E nel 2017 arriva anche in Italia, in collaborazione con il nostro partner di lungo periodo, la Croce Rossa Italiana. Grazie alla collaborazione con Croce Rossa Italiana, tra il 2017 e il 2020 apriamo 4 Breakfast Club in Italia. Cominciamo con un progetto pilota su Milano e ci espandiamo poi a Torino, a Casal di Principe e San Severino Marche. Quindi sempre con un'attenzione ad avere un impatto dal nord al sud del paese. Tra il 2018 e il 2021 Kellogg continua a supportare il Breakfast Club. Arriviamo a supportare circa 1000 Breakfast Club in tutta Europa, di cui 4 solo in Italia. Ma andiamo a vedere più nello specifico qual è l'impatto del progetto in Italia. Come vi dicevo, siamo partiti con un progetto pilota su Milano e abbiamo poi coinvolto istituti scolastici in altre 3 città, dal nord al sud del paese. Tra il 2017 e il 2020 siamo riusciti a coinvolgere 1200 bambini e famiglie appartenenti alle fasce più fragili della popolazione. Abbiamo donato la colazione a questi bambini, riuscendo a donare più di 80.000 colazioni. Quello che mi preme condividere con voi oggi però non è l'impatto soltanto quantitativo, quindi i numeri che stiamo vedendo su queste slide, ma soprattutto l'impatto qualitativo del progetto. Infatti i volontari Croce Rossa, che io ringrazio per il loro lavoro, arrivano a scuola 45 minuti prima del suono della campanella, quindi dell'inizio delle lezioni. Distribuiscono la colazione e quindi c'è un impatto nutrizionale, perché si fa anche sensibilizzazione alla corretta alimentazione, all'importanza della colazione, il che ha un grande impatto educazionale e formativo, perché l'energia che dà la colazione ai bambini gli permette di essere più focalizzati sui compiti che hanno a scuola, aumenta la frequenza e quindi ha un grande impatto qualitativo. E ultimo, ma non per importanza, si favoriscono le relazioni sociali. I bambini coinvolti in questo progetto hanno l'opportunità di consumare il primo pasto della giornata in un ambiente sereno e insieme con altri bambini. E con l'arrivo poi dell'emergenza pandemica e la conseguente chiusura degli istituti scolastici abbiamo dovuto fermare il programma. E noi però non ci siamo fermati e insieme con l'Associazione della Croce Rossa Italiana abbiamo pensato a un modo per poter evolvere il programma e continuare ad avere lo stesso impatto positivo sulle fasce più deboli della popolazione. Ed è per questo che il Breakfast Club è diventato Breakfast Summer Camp, di cui vi ho appena mostrato il video pochi minuti fa. E adesso con la riapertura degli istituti scolastici noi siamo già pronti a ripartire. Infatti
per l'anno scolastico 2021-2022 noi siamo pronti con il Breakfast Club e siamo attivi già in due città, Milano e Torino. A partire da novembre coinvolgeremo altre quattro città, altri quattro istituti scolastici, sempre facendo attenzione a coinvolgere istituti scolastici dal nord al sud del paese. L'obiettivo è quello di coinvolgere per l'anno scolastico 2021-2022 più di 600 bambini e distribuire più di 80.000 colazioni. Sì. Questo posso disturbarti il rispetto? Assolutamente sì, vorrei grazie. Chiederti, ma niente, una cosa rispetto al rapporto con Croce Rossa, no? Con i volontari, anche nel rapporto con i bambini, spiegarci un po' questo aspetto. Sono stata così fortunata da partecipare a due Breakfast Summer Camp e quindi ho toccato con mano quello che è l'impatto dei volontari con i bambini. Ho conosciuto i volontari del Comitato Croce Rossa di Firenze e i ragazzi volontari del Comitato di Bardolino. Riescono a instaurare con i bambini partecipanti al Breakfast Club e i bambini ragazzi partecipanti al Breakfast Summer Camp un rapporto unico di fiducia. Riescono a sensibilizzarli all'importanza di una corretta alimentazione e favoriscono proprio la relazione sociale. Quindi il ruolo dei volontari è fondamentale e Kellogg li ringrazia assolutamente perché attraverso di loro possiamo davvero avere un impatto positivo, possiamo davvero costruire quella relazione con i partecipanti al nostro progetto. Quindi davvero i volontari sono fondamentali. Tanto è vero che l'obiettivo di Kellogg non può essere raggiunto con un lavoro isolato. Noi abbiamo bisogno dei partner strategici, degli enti del terzo settore. E assolutamente il lavoro dei volontari è fondamentale per raggiungere il nostro obiettivo. Quindi li ringraziamo e siamo fieri e contenti di questa partnership. E l'altro aspetto, immagino, la territorialità. Il fatto del radicamento sul territorio comunque vi aiuta a essere forti conoscitori comunque delle zone nelle quali operate. Assolutamente. Noi, grazie alla collaborazione con i comitati locali di Croce Rossa, che a loro volta collaborano con enti presenti sul territorio, dai comuni ai servizi sociali, riusciamo a selezionare le zone che beneficiano di più del nostro impatto, le aree che beneficiano di più dei nostri progetti. E quindi la territorialità di Croce Rossa da nord al sud del paese ci permette davvero di andare a intervenire dove ce n'è più bisogno e dove i nostri progetti possono avere l'impatto maggiore e più significativo. Grazie Piera, poi avremo modo di approfondire ancora la cosa nel secondo giro. Allora, dall'energia della colazione passiamo all'energia con Marcello Donini, che è CSR Manager di E.ON Energia. In modo particolare nel suo rapporto con l'Engambiente, Filicudi Wildlife Conservation e UNESCO. Ci racconti qualcosa innanzitutto della sua azienda, del suo lavoro in questo ambito, nella responsabilità sociale di impresa e poi nella collaborazione con queste organizzazioni. Certo, grazie. Buongiorno a tutti. Farei appunto solo un breve accenno all'azienda, al gruppo E.ON per cui lavoro e sono appunto il CSR Manager. È sostanzialmente una multinazionale che opera in Europa in diverse nazioni di origine tedesca e si occupa sostanzialmente di distribuzione, trasporto e distribuzione dell'energia elettrica e del gas e delle soluzioni energetiche. Allora, ecco, questo mi piace magari anche un po' ricordare, già dal 2016 è un'azienda che, essendo comunque tra le prime due, tre aziende al mondo per la produzione di energia, ha deciso di uscire dalla generazione da fonti fossili, per cui già ha fatto una scelta molto importante, no, dal punto di vista energetico. E quindi insomma, si sta concentrando appunto di più su altri elementi fondamentali come appunto il trasporto, la distribuzione dell'energia e del gas e rendere appunto i clienti dei soggetti attivi. Questa è una premessa giusto anche un pochino per far capire come si muove l'azienda e anche un po' delle attese che vengono
da parte dei consumatori, da parte dei clienti. Cioè, i nostri clienti, che siano famiglie piuttosto che non imprese o comuni, insomma pubblica amministrazione, giustamente ci chiedono da anni di essere impegnati nei confronti di quella che oggi è diventata un'esigenza mainstream, no? La transizione ecologica. Noi diremmo la transizione energetica, perché all'interno della transizione ecologica una colonna gigante è quella appunto dell'energia. E, ecco, quindi partendo un pochino da un bisogno dei clienti, dei consumatori, noi abbiamo detto ma sì, noi già proponiamo l'energia da fonti rinnovabili, insomma tante altre soluzioni di efficienza energetica che vadano in questa direzione, però abbiamo capito che la famiglia, il consumatore ha bisogno anche di qualcosa di un pochino più empatico, un pochino più emotivo, ecco, dove coinvolgersi. L'energia verde non scalda, non è qualcosa che uno dice bello, carino, la voglio. Fior di ricerche dicevano sì, i consumatori sarebbero molto disponibili, peccato che poi alla resa dei conti non era così. Ecco. Allora abbiamo fatto partire da anni dei progetti di forestazione, che però adesso magari non è il momento di trattare in Italia, però giusto per vedere che effettivamente insomma, parlando di altre tematiche che escano anche un pochino da quello che è il seminato, insomma il nostro ambito di competenza specifico, effettivamente si intercettano delle esigenze di consumatori interessanti. Quindi nel 2019, quindi già ormai quasi 3 anni fa, abbiamo attivato con Lega Ambiente un progetto di lungo periodo, ecco, che in qualche modo poi andrà anche oltre al ragionamento solo di Lega Ambiente, però per costruire appunto una sorta di ombrello, di progetto ombrello, che in qualche modo ci veda presenti nel tema della protezione del mare, protezione della biodiversità marina, piuttosto che della lotta contro la plastica, tema che era molto sentito anche qualche anno fa e adesso sta diventando sempre più cogente, sempre più rilevante. Guardando soltanto le pubblicità si vede come questo tema diventi veramente un tema all'ordine del giorno. Allora, non è strettamente correlato col nostro business, no? Noi facciamo energia, vendiamo pannelli fotovoltaici, soluzioni per l'efficienza energetica, e-mobility, quindi la plastica oggi, al di là di quella che sono le bottigliette nel nostro, no, distributori, non c'è niente. Però ecco, abbiamo ritenuto che fosse comunque un modo per avvicinarci ai clienti, per avvicinarci ai cittadini, insomma alle persone, e per far vedere che effettivamente si può fare qualche cosa, si può essere propositivi sia al nostro interno, e quindi siamo partiti con aboliamo le bottigliette, i distributori appunto di plastica, e facciamo la distribuzione delle borracce, poi subito dopo anche il Comune di Milano ha cominciato a distribuire borracce ai bambini, quindi siamo stati in buona compagnia. Ma soprattutto appunto coinvolgiamo anche i nostri clienti, perché credo che tutto questo tipo di azioni, di operazioni nei confronti della sostenibilità ambientale non può fare a meno dei clienti, cioè dobbiamo comunque portarli a bordo, convincerli, entrare nel loro gradimento, fare qualche cosa che effettivamente anche a loro interessi. Lega Ambiente appunto ci è servito molto, soprattutto all'inizio, anche per essere credibili, cioè per fare qualche cosa che noi non sappiamo fare, noi non abbiamo la competenza specifica, no, relativamente alla lotta contro la plastica. Lega Ambiente invece ce l'ha. E quindi facendo una partnership con loro appunto di medio periodo, no? Di 2 o 3 anni, ci ha consentito di costruire qualche cosa di credibile, sostenibile, proprio perché comunque fatta con un soggetto forte, un soggetto che testimonia e che agisce effettivamente sul territorio. Con loro cosa abbiamo fatto?
Sostanzialmente abbiamo collaborato, chiesto ai nostri clienti di collaborare con noi e con Legambiente per pulire le spiagge. Come risultato abbiamo oltre 20.000 clienti che ci hanno dato, diciamo, un loro piccolo contributo, cioè abbiamo pacchettizzato, diciamo, questo tipo di contribuzione in un'offerta che si chiama Energy for Blue, che fa parte, che è anche il, diciamo, il nome di questo progetto, diciamo, ombrello, appunto legato alla sostenibilità del mare, della biodiversità, della lotta alla plastica, e appunto questa offerta nei confronti appunto dei clienti, legata appunto a un'energia più sostenibile, che ovviamente è un'energia fatta da fonti rinnovabili. Edison, mia collega, sa bene di cosa si parla, ma in più contiene questo ulteriore elemento, cioè un'energia che fa bene l'ambiente, diciamo, perché è fatta da fonti rinnovabili, ma che fa bene anche a un altro ambiente, quello appunto marino, perché è importante preoccuparsi anche di quello, perché appunto ogni giorno si vede dai servizi dei telegiornali la plastica che invade i fiumi, che è il mancato trattamento appunto dei rifiuti da parte di anche magari altri paesi, non necessariamente l'Italia, ma che comunque hanno una conseguenza, ahimè, internazionale, no? Le famose isole di plastica di cui si è tanto parlato, ma anche in Italia, ahimè, questo purtroppo è vero. E poi diventa anche un elemento come dire, importante per la stessa come dire, nostra consapevolezza. Subito dopo il lancio nel 2019 di questa collaborazione con Legambiente, siamo andati da Legambiente, con Legambiente, a pulire con i nostri colleghi due spiagge, una in Ligure vicino all'isola di Palmaria e una a Genova, a Genova Voltri. Allora, il fatto di poter coinvolgere anche i nostri stessi collaboratori, il nostro amministratore delegato, il nostro chief marketing officer, è un modo molto tangibile, molto concreto per passare all'azione, no? Il titolo di questo webinar è Dalla strategia all'azione. Beh, non c'è come piegarsi sulla spiaggia, magari anche con i propri figli, per poter effettivamente toccare con mano quanta plastica, quanta immondizia, quante cose ci siano. Palmaria è un'area protetta, quindi uno dice vabbè, sarà pulitissima. Adesso qui nella slide si vede appunto le mani del nostro amministratore delegato con le reti di contenimento diciamo, dei mitili che ci sono a Porto Venere, che è di fronte, che però evidentemente nel momento in cui il mare si ingrossa, la plastica si spacca, alcune reti si staccano e comunque sta spiaggia è stata invasa da quantità industriali. In mezza giornata abbiamo raccolto qualcosa come 480 kg di plastica e di altro materiale. Prego. Insomma, Elena. Dottor Donini, fate team building perché lo fate e quindi vi permette in qualche modo di costruire il senso di appartenenza o comunque di mantenere, di implementare, di creare il senso di appartenenza all'azienda, e più fate volontariato aziendale. Quindi in qualche modo vi impegnate, poi avremo modo di parlare anche di volontariato aziendale con qualcuno dei suoi colleghi qui presenti. Certo, infatti anche la parte appunto interna è importantissima, perché questo era volontariato, perché comunque siamo andati a pulire le spiagge in due giorni non lavorativi ma di sabato, quindi come dire, è una scelta, non è invece che lavorare vado a divertirmi con i miei colleghi. Sì, certo, c'è anche il divertimento, però appunto di sabato è un altro elemento. Ecco. E appunto è un po' il tema appunto del come dicevo prima, della consapevolezza, cioè di fare una cosa proprio per poter toccare con mano, poter essere davvero consapevoli effettivamente del problema. Perché comunque sì, dire che l'azienda ha contribuito a pulire 130 km di spiaggia, all'indagine Beach Litter che fa Legambiente, che comunque anche questo è un elemento comunque rilevante, perché tanto anche questo è un volontariato, non nostro, ma comunque ecco qui c'è la slide, però è evidenza anche del fatto che grazie a Legambiente si riesce a portare avanti anche un discorso
diciamo, scientifico, cioè non sono tanto i nostri chilogrammi che abbiamo raccolto, quanto sapere che c'è un'organizzazione che ha anche la possibilità di fare pressione sul governo, sulle istituzioni, per poter dire: guardate, nelle nostre indagini sul territorio, in anni di raccolta con tutti i nostri volontari, abbiamo raccolto sempre più plastica, sempre più elementi che fanno capire che la plastica è un elemento super nocivo, tra cui ad esempio i cotton fioc, e non è un caso che poi dopo i cotton fioc, assieme ad altri prodotti di plastica di uso comune, ma anche non riciclabile o comunque appunto a un uso insomma un po' erroneo, vengono purtroppo smaltiti male e quindi si trovano anche nelle spiagge. Grazie, grazie dottor Prego. Donini. E passiamo a Francesca Magliulo di Fondazione EOS, Edison Orizzonte Scuola. Noi ci siamo conosciute nel 2000... Sociale. Orizzonte Sociale. Noi ci siamo conosciute nel 2017, io lo sapevo che ci arrivavo a fare l'errore. Ci siamo conosciute nel 2017, avevamo parlato di fragilità e territorio, quindi in questo periodo hai fatto poi tra l'altro un cambiamento, mi sento di darti del tu perché ci siamo incrociate ormai è un po' che, insomma, 4 anni fa, e, in Edison e adesso in Edison Orizzonte Sociale. Rispetto all'empowerment, raccontaci un po' di questa nuova fondazione e qual è il vostro impegno effettivo. Buongiorno, comunque scuola c'entra perché... Esattamente, no, in effetti, no. Perché avete un progetto legato. Ti ho confusa io all'inizio. Allora, buongiorno, sì, io ho visto già ascoltando i colleghi moltissime connessioni e io vengo dalla sostenibilità, è vero, anni fa il tema della fragilità dei territori è sempre stato costante, questa fondazione nasce proprio per questo. È nata formalmente a gennaio 2021, ma in realtà è stata concepita nella primissima fase del lockdown, nel momento in cui Edison, che come tutti stava cercando di dare un contributo alla comunità, a chi era più vulnerabile, eccetera, si è chiesta cosa possiamo fare di più, cosa possiamo mettere a disposizione oltre a risorse economiche e tante altre cose. Beh, le nostre competenze. Edison ha più di 5.000 dipendenti, non sono tantissimi, però sono tante persone, e quello è un capitale umano preziosissimo, ricchissimo di competenze maturate sia in azienda sia nella propria vita personale, nel proprio corso di studi. Così decidiamo di nasce dalla sostenibilità che ho seguito fino a maggio, e nasce la fondazione EOS, che non è un acronimo, l'acronimo Edison Orizzonte Sociale l'abbiamo costruito dopo, sopra, ma EOS è la divinità dell'aurora, è l'alba, la divinità greca. Per noi questo era il significato, no? Rinascere a nuova vita. Tra l'altro, aneddoto che dico sempre, ormai la gente che mi ascolta sarà stufa, EOS fu condannata ad amare in eterno l'umanità e gli esseri umani, quindi a noi piaceva tantissimo, è una fase molto romantica quando è nata. Lo spirito di ogni organizzazione, sì, quando nasce ha questa... Non vi dico i nostri manager, ingegneri che mi guardavano così, no, andiamo avanti, ma poi è piaciuto a tutti. Nasce proprio per rinforzare la dimensione sociale, l'impatto sociale di Edison e in particolare della transizione energetica. Si parla tanto di transizione energetica sostenibile, quindi a cosa pensi quando pensi alla transizione? Cambiamenti climatici, ma persino i cambiamenti climatici hanno sono connessi a degli impatti sociali fortissimi. E il concetto del nessuno resta indietro, che a noi caro, è caro all'Agenda 2030, è fondamentale, perché parliamo di energia verde, giustamente rinnovabile, poi andiamo in paesi del mondo in cui non riescono neanche ad accedere a questa energia. Parliamo di rivoluzione del parco delle auto in auto elettriche, ma i clienti più vulnerabili, chi potranno tutti permettersi queste nuove tecnologie? Esiste la povertà energetica, persone che devono scegliere tra comprarsi da mangiare o dei vestiti o pagare la bolletta.
insomma, io penso che da come dire, anziana mi diverto sempre della sostenibilità, di dire il sociale sta diventando un po' la nuova frontiera. È stato un po' sottovalutato, è stato sempre un po' aiutiamo le persone vulnerabili, ma e qui vengo alla seconda parte, quindi rinforzare la dimensione sociale, supportare i territori, attivare delle partnership ancora più forti, perché l'SDD 17 o il dialogo e la coprogettazione con gli stakeholder è alla base sia della politica di sostenibilità di Edison, ma credo di tutte le altre aziende, perché senza progettare insieme agli stakeholder, senza dialogare con loro, non vai da nessuna parte, che si parli di nuovi impianti, di tutelare la biodiversità o del mercato. E poi mi riaggancio a quello che stavo dicendo prima, il terzo obiettivo, non meno importante, però la trasformazione culturale delle persone in Edison, perché le coinvolgeremo sia dal punto di vista delle competenze che possono mettere a disposizione, sia del volontariato classico attivo, che ecco, per noi sarà un servizio speciale retribuito, lo faremo proprio in orario di lavoro, ma perché dovranno mettere in campo tutta una serie di competenze dell'azienda, che per noi è molto importante, un modo per incoraggiare proprio il volontariato. Ma la cosa più importante è far sì che queste persone che parteciperanno ai progetti in qualsiasi modo portino a casa, cioè in realtà in ufficio, questa sensibilità per vedere in ogni momento della loro attività lavorativa l'impatto sociale che possono avere. Posso farti una domanda? Certo. Come reagiscono i dipendenti a queste sollecitazioni comunque di un'azienda così reattiva? Va bene, da sempre, quando abbiamo sviluppato anche tempi della sostenibilità, progetti di volontariato, devo dire che tra l'altro anche e soprattutto con la Daiti, cioè la Fondazione Rava, non l'abbiamo fatto con loro, però insomma abbiamo vissuto tutti quell'esperienza e sono assolutamente entusiasti. L'importante è renderli molto partecipi, coinvolgerli anche con loro, progettare insieme, ascoltarli e non imporre un progetto preconfezionato. Questo è fondamentale. Allora reagiscono bene, sono i primi a venire da noi. Io ho assistito a delle scene tra colleghi di business che stiamo coinvolgendo su un progetto in cui ci servono delle competenze nel campo della riqualificazione energetica, i vari bonus, sisma bonus per gli edifici, e finalmente vedere il marketing o i servizi energetici lavorare insieme e scambiarsi fornitori, cioè cose che... inimmaginabile. Poco campanilismo, insomma, cercano. Però intorno a questa fondazione sta già, ancora prima di approvare il piano triennale, sta già seminando bene. Noi siamo veramente felicissimi. E poi se, no. Sì, un'ultima domanda rispetto alla collaborazione con le organizzazioni sul territorio. Ah, sì, assolutamente. Infatti stavo venendo agli obiettivi, questa fondazione si occuperà di contrasto alla povertà educativa per gli adolescenti, ragazzi dagli 11 ai 15 anni, in modo un pochino nuovo. L'idea è proprio quella di sostenere i luoghi della cultura, le organizzazioni culturali, per farle diventare degli spazi, dei contesti di inclusione, di innovazione, di aggregazione sociale. Il museo, la biblioteca, la scuola non sono più posti dove tu... di fruizione del prodotto culturale, ma spazi aperti connessi alla comunità, dove si fa cultura, non la si subisce, quindi i ragazzi devono diventare protagonisti. A questo proposito però è fondamentale sostenere le organizzazioni culturali e gli enti del terzo settore, come dicevo all'inizio, sostenerli in termini di capacità progettuale, capacità di partecipare ai bandi e di connessione. Cioè quello che vorremmo tanto è che la fondazione aiutasse insieme ad altre fondazioni, ad altre associazioni, ad attivare delle reti territoriali che lavorino insieme su modelli condivisi di intervento, nel nostro caso sugli adolescenti e sulla povertà educativa. Ed è così che stiamo facendo, il piano triennale lo stiamo proprio costruendo in questo modo. Abbiamo incontrato una serie di associazioni con cui faremo il nostro percorso, ed è con loro che stiamo progettando i progetti che vedrete, tra l'altro da gennaio partiamo proprio, adesso siamo silenti ma ci sentirete. Grazie, grazie. Hai un grandissimo entusiasmo e si vede, insomma, questo fuoco sacro iniziale, si vede tutto. Speriamo che duri.
Oh, non ho dubbi da questo punto di vista. Passiamo alla Vazza, Veronica Rossi, perché abbiamo parlato di giovani, la vediamo, è presente da remoto. Di giovani a giovani, eccoci, ben trovata. Grazie. Insomma, raccontaci un po' di questo, innanzitutto ci spieghi un attimo questo progetto e Cup of Learning, perché poi ecco, parliamo di giovani e fragilità, in difficoltà, insomma, come intervenite, raccontaci un po' da come nasce questo progetto e dalla strategia, insomma, all'azione. Grazie. Ma allora, partendo un po' dal titolo del panel, dalla strategia all'azione, io ho pensato un po' all'evoluzione che c'è stata nel rapporto tra la Vazza e il mondo del no profit. E prima della strategia mi permetto di aggiungere un'altra parolina che è filantropia. Se penso un po' a quello che è accaduto nei 20 anni di impegno di la Vazza attraverso la sua fondazione, e penso al rapporto che si è avuto col no profit, penso alla prima fase, quella della filantropia, in cui il rapporto con il no profit era quello di semplicemente, tra virgolette, donatore e ricevente di contributi ovviamente finanziari. In una seconda fase, che è quella un po' che ha caratterizzato per noi gli anni a partire dal 2016, 2015-2016, quando l'Agenda 2030 ha cominciato a permeare le strategie aziendali e quando la Vazza ha deciso di identificare i 4 obiettivi prioritari per la propria strategia di sostenibilità attraverso il nostro manifesto di sostenibilità che si chiama A Goal in Every Cup, la Cup tornerà poi. Uno di questi obiettivi è il goal numero 8, quello sul lavoro e la crescita economica responsabile. In uno dei target delle Nazioni Unite che la Vazza ha scelto di perseguire c'è quello del supportare i giovani con tutta una serie di attività di formazione e di introduzione al mondo del lavoro. Questa fase, che è stata la fase di strategia, ha visto la Vazza collaborare con le ONG storiche con le quali noi lavoriamo con fondazione da 20 anni. Penso a Save the Children, in particolare Save the Children Italia, Oxfam Italia, ultimamente lavoriamo molto anche con il CESVI, con il COSPE. Queste ONG ci hanno aiutato non soltanto nella definizione della nostra strategia, ma anche nella definizione di alcune, ad esempio, policy aziendali. Il nostro codice etico, il codice di condotta dei fornitori è stato scritto insieme a loro. Quindi una collaborazione che appunto passa dalla filantropia alla strategia e arriva poi all'azione attraverso una serie di progetti sul campo. Alcuni progetti continuano a seguire quella logica della donazione e del ricevente, ma altri, tra cui appunto il A Cup of Learning, che citavi prima Elena, rappresenta per me, per noi, un esempio molto bello di evoluzione di questo rapporto di collaborazione. Si tratta di un progetto che, adesso vi spiego, poi vi farò vedere il video, ma ve lo spiego prima, molto molto semplice. Mi piace, insomma, che la collega di Edison, ma anche i colleghi precedentemente, abbiano citato molto il coinvolgimento dei dipendenti, perché questo per noi è proprio il nodo. Si tratta di un progetto molto semplice che va a perseguire il goal 8, quindi opportunità lavorative per i giovani in situazioni di difficoltà in tutto il mondo. Ma opportunità lavorative dove? Nel mondo del caffè, che è il mondo nel quale noi ci troviamo a nostro agio, ovviamente. Cerchiamo di, attraverso questo progetto, formare giovani sia nei paesi produttori di caffè, io oggi qui mi sono messa questo sfondo della Colombia, in cui spero di tornare presto, sia giovani in Europa, nei paesi di consumo del caffè, negli Stati Uniti, in Germania, UK e tutto ciò che è il mondo occidentale europeo di consumo del caffè. Che cosa facciamo? Laddove si produce il caffè, realizziamo dei corsi di analisi sensoriale, controllo qualità, assaggio del caffè. Laddove si consuma il caffè, insegniamo, cerchiamo di dare delle skill rispetto a tutto quello che è il mondo del cosiddetto barismo, quindi l'atto del consumo. Come lo si fa questo tipo di progetto? Con le organizzazioni no profit sul campo, che selezionano i ragazzi, i giovani in situazioni di vulnerabilità, ma chi realizza il progetto sono i dipendenti la Vazza, i colleghi esperti di analisi sensoriale, esperti di qualità, oppure i trainer che lavorano in tutto quello che è il mondo, come dicevo prima, del barismo.
Questa cosa per noi è stata un po' una piccola rivoluzione. Iniziata nel 2017, ad oggi abbiamo formato più di 150 giovani in 7 paesi del mondo, coinvolgendo colleghi sia dell'headquarter qui a Torino, sia colleghi localizzati nei paesi in cui è stato realizzato il progetto. Uno dei primi progetti è stato quello realizzato con Save the Children in India, a Calcutta, che proprio la settimana scorsa ha concluso la sua 4ª edizione. Ed è molto bello perché si coprogetta insieme, i colleghi si mettono a disposizione della no profit sul campo e la no profit poi, insieme alla Vazza, si occupa di seguire questi ragazzi nel periodo post-formazione e quindi in quella fase nella quale appunto devono inserirsi nel mondo del lavoro. Quindi secondo me davvero è molto bello questo percorso che abbiamo fatto, ripeto, dalla filantropia alla strategia, all'azione. Vi faccio vedere un video e poi, se vuoi, Elena, approfondiamo alcuni aspetti. Vediamo il video. Why coffee? Nice question. I don't know. It's a feeling. I can't explain it. Love is everything. My favorite thing is today. What can I say? No purpose, no life. Which opportunities for me, my family? Rise up, I'm in. Eccoci. Bellissimo questo video. Veronica, visto è un aspetto di cui ancora non abbiamo parlato, magari è anche prematuro a dire il vero, 2017-2021, quindi mettiamo 3 anni, ma avete già avuto modo di valutare l'impatto e comunque il cambiamento che state apportando sui territori nei quali intervenite? Ma allora, diciamo quello che abbiamo potuto vedere in questi 3 anni, considerate poi che c'è stato il 2020 di mezzo che ci ha messo davvero in difficoltà perché abbiamo convertito la formazione dalla presenza all'online, ma immaginerete insomma che per preparare un caffè la presenza è davvero fondamentale. Quello che abbiamo potuto vedere, grazie di nuovo, per tornare al tema del panel, alla collaborazione con No Profit, è che i partecipanti alle primissime edizioni hanno poi trovato un lavoro. E parliamo ad esempio del primo progetto Calcutta 2017 con Save the Children. Abbiamo delle testimonianze di ragazzi che appunto vivono in delle famiglie negli slum di Calcutta senza alcuna opportunità e che oggi lavorano nelle caffetterie della città, e questo ha avuto un impatto sulla vita delle persone. Non l'abbiamo calcolato in termini numerici, però appunto dalle testimonianze che riceviamo e dalla collaborazione che c'è, che ci permette di valutare quello che sta accadendo sul campo, devo dire che possiamo permetterci di dire che ad alcune persone abbiamo dato una mano a cambiare la loro vita, ecco. Direi ad alcune persone e la loro comunità, quindi. Assolutamente. Alla fine, quando poi si cambia lo status e si sta meglio, comunque questo poi influisce sulla comunità. Sì, e poi appunto il tema dei dipendenti, ripeto, mi ripeto anche rispetto a quello che hanno detto i colleghi, è davvero bellissimo. Cioè, stilare il programma di formazione insieme al collega che poi lo realizzerà ti dà una legittimità al programma all'interno dell'organizzazione molto, molto bella e davvero rende i colleghi orgogliosi di lavorare per l'azienda, quindi c'è un doppio ritorno anche interno, direi.
Grazie, grazie. Poi. Grazie molte, Veronica. Passiamo a Giorgia Freddi di AXA Italia, sempre da remoto, che ci parla della collaborazione che ormai dal 2018, benvenuta, bentrovata Giorgia, dal 2018 con WeWorld Onlus, rispetto a un progetto Punto Donna, quindi siamo passati, insomma, raccontaci insomma qual è la vostra esperienza. Innanzitutto grazie per l'invito e mi scuso se non sono presente fisicamente, spero che riusciate comunque a sentirmi bene. E tra l'altro trovo molto bello vedere seduti allo stesso tavolo colleghi di settori diversi, ma tutti diciamo focalizzati nella stessa direzione e nello specifico che si soffermano a parlare della collaborazione con il mondo non profit, perché come diceva prima la collega di Edison, forse fino a questo momento non è stato sufficientemente evidenziato il forte valore strategico che ha anche la collaborazione con il mondo non profit, che è una leva della strategia di CR. E noi siamo un'assicurazione, siamo un grande gruppo, io mi occupo di comunicazione e CR per la Country Italia, ma siamo un gruppo molto più esteso, presente in 61 paesi nel mondo e più o meno diciamo oltre 100.000 dipendenti nel mondo. Per noi occuparci diciamo della collettività è la nostra missione. Diciamo che le assicurazioni hanno per definizione una missione sociale. E ogni giorno siamo concentrati per cercare di tradurre il nostro purpose in progetti concreti. Quello che vi presento oggi è uno di questi progetti concreti, è nato, come dicevi, nel 2018, ma nasce con una vista sul medio-lungo termine ed è la collaborazione con questa associazione non profit che è WeWorld Onlus. E questa è una collaborazione che ci ha permesso di favorire la cultura della inclusione su un target molto specifico, il target delle women, delle donne, a cui il nostro gruppo dedica tempo, risorse e impegno in ottica di gender equity e di empowerment. E per andare sul concreto, che cos'è questo punto donna che noi abbiamo costituito assieme a WeWorld? Punto Donna è uno spazio fisico che nasce in un quartiere alla periferia di Milano, il quartiere Giambellino, un quartiere difficile, un quartiere che accoglie anche molta immigrazione ed è un luogo che desidera accogliere donne che hanno subito violenza. Violenza di ogni tipo, una violenza non solamente fisica, ma una violenza che magari può essere anche mobbing sul lavoro, piuttosto che una esclusione da un contesto sociale. All'interno di questo centro noi organizziamo delle attività specifiche, che sono delle attività di formazione per l'ingresso nel mondo del lavoro. Banalmente insegniamo anche l'italiano a donne che vengono da altri paesi e di conseguenza non lo conoscono, non possono accedere quindi al mondo del lavoro. E facciamo bilanci di competenze, facciamo orientamento al lavoro, diamo sostegno all'apprendimento con dei professionisti e sempre più andiamo ad offrire anche un supporto salute. E come lo facciamo? Un valore distintivo è sicuramente quello che hanno citato anche altri miei colleghi prima di me, che è quello del coinvolgimento dei nostri dipendenti, i quali unitamente a degli specialisti, unitamente a degli psicologi, a dei coach, prestano comunque il loro servizio. Facendo un esempio, colleghi di HR aiutano magari alcune donne nell'orientamento sul lavoro, colleghi IT magari fanno corsi di formazione di base a queste persone, ma non solo. Un altro grande valore distintivo è il fatto che noi abbiamo aggregato diciamo una galassia di altri partner,
partner di grande prestigio che ci supportano in questo progetto in modo gratuito. Questi partner sono l'UIEO, quindi l'Istituto Europeo di Ricerca sull'Oncologia, e Randstad, la società che si occupa appunto di ricerca nel mondo del lavoro. Io davvero voglio ringraziare questi partner perché in un anno come il 2020, quindi l'anno della pandemia, noi abbiamo accolto al centro 320 donne. Io credo sia un numero pazzesco, perché nonostante la paura, nonostante il lockdown, nonostante tutte le costrizioni che abbiamo avuto, siamo riusciti ad andare avanti. 320 è un numero importante, hanno partecipato a 20 attività differenti, tutte orientate soprattutto anche al recupero del well-being e al recupero anche del mental health, perché noi sappiamo che durante la pandemia le donne sono sicuramente uno dei target che ha subito maggiormente questa problematica psicologica, perché si sono dovute far carico non solo del lavoro ma anche del supporto ai figli, del supporto agli anziani. E quindi diciamo l'anno 2020 è stato veramente dedicato soprattutto ad aiutarle a ritrovare un loro equilibrio psicologico. Nel 21 invece, grazie allo IEO, ci stiamo focalizzando ancora di più sulla salute fisica, e non è un segreto che tra le tante attività che sono state rimandate nel 2020 c'è anche la prevenzione, in particolar modo la prevenzione per il tumore al seno, e quindi abbiamo deciso insieme a IEO di donare screening totalmente gratuiti alle donne del centro, quindi ad una categoria speciale ancora più fragile, che sono queste donne che hanno subito appunto questo tipo di violenza. E quindi credo che questo progetto sia un progetto che ci fa davvero toccare con mano la sinergia tra più attori, profit e non profit, perché stiamo parlando anche di Randstad, di IEO, però davvero ci mostra come possiamo dare un contributo per portare nella società un impatto positivo, come possiamo davvero dare un esempio. Ed è anche un po' la sintesi di come AXA voglia essere una compagnia purpose driven, quindi guidata dal nostro purpose, che è quello che leggete dietro di me, e agiamo per il progresso dell'umanità proteggendo ciò che conta. Quello che ci piace fare è innescare anche negli altri questo cambiamento positivo di cui la società ha bisogno. Grazie, grazie Giorgia. Ecco, una domanda che vorrei fare invece a te. Hai visto eventualmente, cioè nella creazione di questi progetti che comunque hanno questo forte impatto sul territorio, la collaborazione con l'ente non profit dal tuo scenario e dal tuo punto di vista, a che livelli arrivate? Cioè qual è la qualità? Percepisci che c'è comunque stato uno scatto evolutivo nella relazione tra profit o non profit, o cosa, perlomeno per quello che riguarda insomma, dal tuo osservatorio? Sì, sì, guarda, cioè io lo immagino proprio come un funnel, no? Perché tutto parte, se vuoi, dalla strategia dell'azienda. Nel nostro caso, una dei pilastri della nostra strategia, ad esempio, è quello del mondo salute. Cosa succede? Succede che la CR in primis si integra nella strategia dell'azienda, e quindi ad esempio nel pilastro salute, e a sua volta il non profit collabora con la CR per andare a insistere su questo pilastro salute. Quindi diciamo il non profit oggi ha un valore che veramente va ad impattare su quello che è il nostro piano industriale. L'esempio che io ti ho fatto, quello della collaborazione con l'UIEO per le donne nel nostro centro WeWorld, ne è un esempio concreto. Noi vogliamo come gruppo assicurativo crescere nel mondo della salute, presentarci come l'orchestratore di tutti i servizi salute a partire dalla prevenzione, e uno dei primi passi è stato proprio quello di coinvolgere anche le associazioni non profit con cui collaboriamo. Quindi è veramente un'unica grande squadra che gioca per portare a casa lo stesso risultato.
E devo dire che il top management è coinvolto in prima persona. Noi abbiamo, come tanti altri colleghi, un'associazione che si chiama Cuore in Azione, che è la nostra associazione di volontariato aziendale, e la governance di questa associazione ti dice proprio come siamo tutti noi, anche senior manager, coinvolti in prima persona, perché il presidente è il CEO stesso, il quale tra l'altro nomina uno sponsor per coordinare tutte le attività di volontariato, che in questo caso sono io come head, diciamo, della CR. Quindi c'è proprio un ingaggio che parte dai vertici dell'azienda e coinvolge tutti i dipendenti. Per darti un altro numero, attraverso la nostra associazione, appunto Cuori in Azione, in 2 anni abbiamo donato una cosa come 3.000 ore a una 50ina di associazioni diverse. Quindi si può veramente dire che oggi c'è un'integrazione totale tra non profit e profit. Grazie, grazie, grazie mille Giorgia. E torniamo al salone con Maria Vittoria Rava. Il mese prossimo arriva un appuntamento molto importante, che è la Giornata Mondiale dei Diritti dell'Infanzia. E con la farmacia per i bambini, Maria Vittoria Rava, attraverso la sua fondazione Francesca Rava, insomma, è impegnata ormai da anni. Raccontaci un po'. Il microfono è qua? Arriva il microfono. Okay. Grazie Elena, e ho ascoltato con grandissimo interesse chi mi ha preceduto. È molto bello ed è un privilegio parlare per ultima, perché davvero è stato interessantissimo. Sono l'unica rappresentante del mondo no profit oggi, e quindi è una grande responsabilità. Però vengo dal mondo profit. La Fondazione Francesca Rava ha come mission l'aiuto all'infanzia, ai minori e alle donne fragili in Italia e nel mondo. Esiste da 20 anni, è nata 20 anni fa dopo la morte di mia sorella Francesca. Io sono un avvocato, lei era un revisore contabile. Messi insieme queste due cose, poi il resto l'ha fatto il destino, che da un grande dolore mi ha dato l'opportunità poi di conoscere, dando consulenze pro bono, e qui mi richiamo alle competenze, questa organizzazione internazionale che è la nostra anima globale, che si chiama Nuestros Pequeños Hermanos, i nostri piccoli fratelli. Noi abbiamo un'anima italiana che ha imparato tantissimo, io per prima, da questa organizzazione che ormai da più di 70 anni salva ed accoglie nelle proprie case d'ospedale i bambini più fragili nei paesi più poveri dell'America Latina, con una filosofia e una modalità che, pur essendo nata nel 1954, è straordinariamente innovativa. La famosa teoria del cambiamento, quella che tutti studiamo per aggiornarci, che ha superato la teoria dell'impatto, no? Cioè, oltre all'impatto si parla di cambiamento, bisogna misurare il cambiamento vero che si fa sulle persone e nelle comunità. Ecco, quel cambiamento questa organizzazione me l'ha insegnato, in quanto in ormai 70 anni migliaia di questi bambini sono diventati cittadini responsabili nel loro paese. La loro vita è cambiata nel cuore e nell'anima, hanno ricostruito i loro dolori e hanno saputo abbracciare le famose competenze, quindi l'educazione, che ha il potere trasformativo più grande in assoluto. Hanno cambiato il loro paese, perché diventando protagonisti del loro paese sono protagonisti anche di cambiamento. E qui in Italia l'anima italiana della fondazione naturalmente risponde con altrettanto entusiasmo e forza di volontà alle povertà che ho ascoltato anche dalle parole di chi mi ha preceduto, la povertà educativa, la povertà sanitaria e le emergenze che colpiscono anche qui nel nostro paese sorprendentemente moltissimi bambini e minori. La nostra filosofia rimane quella dell'empowerment, non facciamo assistenzialismo, perciò in tutti questi anni abbiamo sviluppato delle relazioni molto forti con le aziende, un po' perché io per prima venivo dal mondo profit, quindi per me quello era il mio mondo, e il mondo delle competenze, il mondo delle risorse e anche il mondo dello sguardo al di fuori di noi, ma anche perché... E quindi in tutti questi anni abbiamo costruito moltissime relazioni, siamo cresciuti insieme. Abbiamo sviluppato progetti come quello che citavi tu poco fa, Elena, che si chiama In Farmacia per i Bambini, una campagna sociosanitaria che ha il suo culmine nella Settimana Mondiale dei Diritti dell'Infanzia, che è tra poco, il 20 novembre, la settimana anche in cui si ricordano gli SDG Goals, soprattutto quelli dell'Agenda 2030, che sono ben lontani da essere raggiunti in tanti paesi, ma anche nel nostro purtroppo. È una campagna che dura tutto l'anno. Secondo l'approccio della fondazione, noi mettiamo in rete
Noi siamo una fondazione medio-piccola, ma che facciamo grandissimi progetti. Ogni tanto ci chiedono: ma come fate a fare tutte queste cose? Perché noi mettiamo in rete, facciamo leva sulle forze e sulla rete. In farmacia per i bambini è una best practice incredibile. Ci sono addirittura 30 aziende che hanno aderito con tutti i loro dipendenti, con il volontariato aziendale, ognuna con le sue competenze, con le sue peculiarità. È un progetto che si dirama su tutto il territorio nazionale. Abbiamo un osservatorio che abbiamo sviluppato per conoscere il bisogno dei bambini che vivono in oltre 750 case famiglia, comunità di accoglienza per minori e donne in difficoltà, che sono gemellate con la Fondazione Francesca Rava. E ogni anno abbiamo oltre 3.000 volontari che in tutta Italia si recano nelle farmacie. Farmacie che sono il luogo, diciamo, deputato a ricevere questa bellissima ondata di energia, farmacista e la sua responsabilità sociale. Questo progetto nacque infatti diversi anni fa su spinta della presidente di Federfarma Nazionale, Anna Rosa Racca, che ci disse: ma perché non facciamo qualcosa per la responsabilità sociale del farmacista? Visto che oggi si parla di CSR, anche i farmacisti sono delle piccole e grandi imprese e nel Covid hanno dimostrato di essere davvero anche degli anelli fondamentali delle nostre comunità, delle sentinelle del bisogno, degli autori di dialogo e dei dispensatori di grandissimo aiuto. E quindi in questo luogo normalmente si raccolgono volontari che diciamo raccontano innanzitutto e sensibilizzano al bisogno. Quindi, parlando di azione e di strategia, la conoscenza ritengo che sia fondamentale. Il ruolo, il servizio che il no profit può fare alle aziende è quello della conoscenza profonda del bisogno, la conoscenza profonda del territorio, l'attivazione di relazioni che necessitano tempo, che necessitano conoscenza. La relazione è l'unica cosa che non si può comprare, non si inventa, si costruisce. Relazioni che durano nel tempo. Ecco, attraverso la conoscenza e le relazioni si passa alla responsabilità, quindi alla capacità, all'abilità di rispondere, alla capacità di rispondere, alla quale segue poi l'attivazione, perché quando tu senti e conosci un bisogno e capisci come puoi essere abile a rispondere, di conseguenza il passo successivo è l'azione, attivarsi e creare una strategia per farlo. Mi ricordo che 20 anni fa venni qui in Bocconi dal professor Fiorentini, che aveva iniziato questo corso, e a confrontarmi con lui su quello che era lo step successivo alla filantropia, sentendo la Vazza, insomma Veronica Rossi, se non mi sbaglio, parlava: l'inizio era la filantropia, il passo successivo erano i progetti di co-marketing per ritornare a questa evoluzione. E parlavo al professor Fiorentini di questa pentola Ballarini che si chiamava Lollipop. Era un'idea di sfruttare tutti i pezzi, diciamo, avanzati, quindi di riciclare tutti i pezzi, un po' come il film Robots. Infatti c'era una partnership anche con la 20th Century Fox, e proporre nelle famiglie, quindi coinvolgere anche le famiglie in questo acquisto di una pentola che raccontasse qualcosa di più, che raccontasse che non bisognava sprecare nulla, che non bisognava sprecare cibo, che bisognava riciclare tutto quello che poteva non essere buttato via, e quindi rendere responsabile l'azienda nel rendere responsabili i propri consumatori. E Giorgio Fiorentini mi disse: guarda, se riesci a convincere le aziende è un progetto stupendo, ma non ci scommetto. E vabbè, ebbene, questo progetto fu attivato e fu veramente il primo grande progetto di co-marketing a cui ne seguirono tanti. Ma non vi voglio tediare, voglio dire che poi c'è stata una grandissima ulteriore evoluzione, e lo vediamo dagli attori che sono qua. Si è passata alla CSR, alla responsabilità sociale di impresa, che necessariamente poi è diventata anche molto spesso purpose. Alcune aziende hanno creato le loro fondazioni, altre aziende hanno addirittura internalizzato modificato il proprio oggetto sociale giuridicamente nel proprio statuto, diventando società benefit e poi successivamente B Corp. Per dirvi quanto è forte, noi sentiamo forte nelle aziende il desiderio di internalizzare questo purpose, ma noi lo sentiamo forte nei dipendenti, nelle persone, nel people management, e qui arriviamo poi dal prodotto responsabile, azienda responsabile, le persone. E sono queste che poi hanno fatto il grande cambiamento. Vedo anche giovani, perché io ormai mi sento molto vecchia, però mi fa piacere sentire le nuove generazioni così responsabili e anche attrici di progetti meravigliosi.
sono molto critici i dipendenti. Adesso poi con il Covid abbiamo tutti avuto molto modo di riflettere sulla nostra vita, di riflettere sul senso della vita, cosa che normalmente le persone non hanno opportunità di fare, sia le persone di una certa età ma soprattutto i giovani. Lo fanno quando vengono con noi nei campus di volontariato, abbiamo portato centinaia e centinaia di giovani che tornano con delle riflessioni importanti, alcune volte cambiano anche lavoro. Questo è successo nella pandemia, c'è stata un'ondata sorprendente di licenziamenti, di dimissioni che non ci saremmo mai aspettati, perché tutto sommato il lavoro uno se lo tiene stretto, perché molti ragazzi, molti giovani dipendenti avevano perso il senso. Ecco, in queste iniziative come Farmacia per i Bambini noi sentiamo quanto le aziende poi abbiano da una parte il desiderio di coinvolgere i loro dipendenti e dall'altra però anche l'esigenza di verificare e di toccare con mano quanto la no profit sia in grado di coinvolgerli veramente, perché non c'è mai come un feedback negativo. Abbiamo parlato di impatto nella comunità ma anche di impatto nell'azienda, di un dipendente che partecipa a un progetto e non sente il purpose di quello che sta facendo. E questo è fondamentale. La Fondazione Francesca Rava ha sviluppato programmi di volontariato aziendale dove è fondamentale la formazione. Quindi noi abbiamo una parte di formazione, quindi di conoscenza del bisogno che noi facciamo con i dipendenti, che è fondamentale anche per la call to action, e di accompagnamento nell'azione di volontariato. Vorrei parlare molto di più, mi rendo conto che il tempo è molto poco. Il mio appello è naturalmente a venire in farmacia e ad unirvi con le vostre aziende, i vostri volontari, non sono mai abbastanza, perché in Farmacia per i Bambini ha questa peculiarità, è un meccanismo di economia solidale circolare. Quindi noi attiviamo questa leva che ha il farmacista, il volontario, la comunità o la casa famiglia che è gemellata. Abbiamo una web app, quindi tutto tracciabile come una blockchain praticamente su internet. Il volontario aderisce, si può iscrivere direttamente si crea questo meccanismo virtuoso senza un passaggio di soldi, diciamo, sono un meccanismo virtuoso, e addirittura abbiamo molti partner anche tecnici che si occupano delle consegne. Ognuno fa e dona le proprie competenze. Cosa succede? Che alcune volte la gioia incredibile nostra è che questi meccanismi di solidarietà circolare, una volta attivati, non finiscono e vanno avanti durante l'anno. E quindi quello che noi nelle comunità, dalla Sicilia al Trentino Alto Adige, noi facciamo andando ovviamente durante tutto l'anno prima a parlare con le persone e a raccontare, ad ascoltare il bisogno, ecco, poi un'attivazione, una fiamma che va avanti. E questo è la sostenibilità nel no profit: creare meccanismi ripetibili, replicabili e sostenibili. Non dobbiamo alzare la mano e dire siamo i più bravi, dobbiamo semplicemente essere responsabili di mettere in atto delle sinergie che usino bene i soldi delle aziende, le risorse, usino bene le persone delle aziende, perché le persone hanno un valore ancora più grande del denaro, e mettano a frutto naturalmente insieme a tutti gli stakeholder. Io vi ho portato solo una cosa, visto che non ho portato le slide per non tediarvi. Vi ho portato questo, che è uno dei figli di Infarmacia per i Bambini, perché poi, come dico, questi meccanismi di solidarietà, se fatti bene, producono tanti figli e tanti effetti. Saugella, che è una delle aziende che insomma lavorano con noi da anni, ha creato questo prodotto, quindi è un prodotto in co-marketing con un'edizione limitata con un disegno. Questi disegni sono stati fatti da bambine di case famiglia dove noi lavoriamo su tutto il territorio nazionale. È stato fatto un concorso e sono stati scelti alcuni disegni che sono stati messi sulle confezioni con grande gioia ed emozione di queste bambine, che sono le bambine fragili, che non hanno una famiglia alle spalle, non hanno un genitore che dà loro la pacca sulla spalla e che dice: da grande potrei essere qualcuno. E questo progetto si chiama proprio Da Grande, hashtag Da Grande. Da grande io sogno di fare l'astronauta. Prova, studiati, impegnati. Questo noi facciamo nelle scuole, quindi noi lavoriamo con i nostri educatori nelle scuole, anche le scuole delle periferie, nelle comunità, andiamo a parlare alle famiglie perché possano semplicemente incoraggiare queste bambine a sapere di poter diventare qualcuno da grandi. E questo progetto unisce l'azienda responsabile, il consumatore e gli stakeholder finali, che sono i beneficiari. E quindi volevo dire, in questa lunga evoluzione siamo arrivati poi a creare un cerchio che unisce veramente tutti.
Quindi parlando di coprogettazione è fondamentale includere anche i beneficiari nella coprogettazione, che sono poi quelli che ci danno la misura inequivocabile se abbiamo fatto la cosa giusta e l'impatto, e sono quelli anche che poi andranno avanti a replicare per sempre. E quindi dietro tutto questo, voi lo sapete meglio di me, c'è un lavoro grandissimo che non può essere affidato al caso. Fare del bene bisogna farlo bene, nel modo migliore possibile. Non è una grande responsabilità, ancora di più io dico sempre alle persone che lavorano in fondazione: dovete essere ancora più responsabili che in un'azienda profit, perché noi abbiamo la gioia di poter lavorare per un purpose che è il purpose, è il bene. Quindi il mio appello, magari se possiamo far andare il video, non so se c'è un piccolo spot che è proprio un appello, è quello dell'anno scorso, ma così... Fai volare in alto la solidarietà con un gesto concreto. Il 20 novembre partecipa all'iniziativa In farmacia per i bambini. Dona farmaci e prodotti pediatrici per i bambini in povertà sanitaria. I volontari della Fondazione Francesca Rava ti aspettano in farmacia. Ecco, questo è andato su tutte le televisioni con la grande gioia ed entusiasmo di reclutare tutti, e quindi davvero spero un giorno di avere anche voi, i vostri dipendenti, insieme a noi in questo o in altre iniziative. Grazie Maria Vittoria, siamo arrivati ormai alla conclusione del nostro intervento, perché abbiamo, insomma, dovevamo terminare all'1:15 e direi che ci siamo, quindi io ringrazio gli ospiti che hanno partecipato a questo tavolo. Non riesco a fare un altro giro perché adesso ci sarà un ulteriore intervento, quindi direi che possiamo concludere, ma io quello che ho notato, e su questo vorrei eventualmente una vostra ultima battuta, questo è un momento molto delicato per non solo rispetto alla pandemia, naturalmente, in cui siamo tutti immersi, ma il ruolo che le nostre organizzazioni, sia di terzo settore che il profit, possono avere nella gestione di questo cambiamento, perché dobbiamo arrivare prima o poi, no, al post, e quindi questo cambiamento. Io ho visto nell'evoluzione, anche rispetto ai tanti anni che ormai modero tavoli di responsabilità al Salone della CSR, ma tavoli della responsabilità sociale, un'evoluzione grandiosa, e questo veramente mi fa molto piacere. Trovare che comunque anche all'interno delle aziende profit e come nel non profit ci sia questo incrocio, questo bisogno comunque di confronto, di dialogo, quindi paritetico. Ecco, mi sembra di dire che quest'anno sia arrivato veramente il momento in cui abbiamo un incrocio di opportunità e di obiettivi che siano comunque comuni. Parto da alcune parole che mi sono segnata, perché mi sono segnata filantropia, che è un po' il termine da cui si è partiti, no? Il vecchio anche modo di fare responsabilità sociale, scambio, empowerment, volontariato aziendale, importantissimo comunque in modalità multicanale, ma adesso non, naturalmente non voglio comunque eccedere comunque con il tempo, e di confronto. Io credo che in termini evolutivi, attraverso comunque le competenze che comunque possiamo scambiarci, veramente possiamo fare la differenza in un'attività che comunque ci vede tutti protagonisti, profit e non profit, perché il cambiamento comunque parte da qui, e quindi se siamo bravi e se ci diamo da fare anche con umiltà, secondo me veramente riusciamo a fare la differenza e a portare quel cambiamento che sia le nostre organizzazioni che a questo punto anche il profit, pur nelle logiche di business, auspica per il prossimo futuro. Grazie quindi a chi è intervenuto qui al Salone della CSR, grazie a chi è a casa, e naturalmente grazie a voi e a tutti coloro che hanno partecipato qui, numerosi in presenza. E grazie al Salone per questa opportunità.